sul metodo delle bacchette. Cioè, il metodo delle bacchette, noi abbiamo dei metodi che prendono, si chiamano sviluppo naturale della mano. Poi uno va a vedere quando ci pugnano le bacchette, non è così naturale. Anche se... Allora, per fare un esempio molto, come dire, semplice, è quello di dire, se avete mai messo un martello, avete messo un chiodo al muro, come impugnate il martello? Come lo impugnate il martello? Così. Ma pensate proprio a un martello, pensate che... Così avanti? Ci mette un'ora e mezzo per mettere un chiodo al muro. Io sono donna di casa. Ma i maestri d'asce, i carpentieri, tengono addirittura in fondo, come una, come un colpo di frusta, ma non morto. Quella non è un'articolazione naturale, l'articolazione è il peso dello strumento che in mano, è meno fatica, anzi possiamo dire che non c'è proprio fatica. Questo implica la cosa, ma per così, lo sta accompagnando, lo deve accompagnare, lo deve lanciare. Lo metterebbe così un chiodo? No. Ecco. Penso a mettere un chiodo. Così ci metto un annetto e mezzo. Così. Poi lo faccio a voi, eh. Adesso lo faccio io, ve lo faccio sentire. Dopodiché noi facciamo allo stesso tempo, due col piedino, uno stretto dall'altro in fondo, e battete. Poi qua il ternario col binario, ok? Thank you.
cose qua, ok. Passate la natura, facciamo solo questo per il signore che ci divertiamo veramente.